Da Riflessioni personali di Muad'Dib della principessa Irulan. Profezia e preveggenza. Com'è possibile provarne la verità davanti a domande senza risposta? Considera, in quale misura l'onda è vera profezia e quanto invece il profeta contribuisce a plasmare il futuro perché si adatti alla profezia? Il profeta vede realmente l'avvenire oppure una linea di frattura, una crepa, un difetto che lui potrebbe spezzare con le decisioni o le parole, come il tagliatore di diamanti spezza una gemma con un colpo di scalpello? Membri della casata Van Bounce, bentornati. La riflessione di Paul riguardo le sue visioni è molto interessante. Le profezie sono reali oppure il profeta a renderle vere? Dopotutto il profetizzato Kwisatz Haderach altro non è che l'esito positivo del programma secolare dell'ordine Bene Gesserit. Le stesse immagini che si presentano alla coscienza di Paul sono numerose e talvolta non più compatibili con la piega degli eventi. Ad esempio, aveva visto Duncan Idaho scortarlo tra le dune di sabbia, ma l'uomo è morto nella stazione ecologica imperiale fronteggiando i Sardaukar. Allora, che cosa è che plasma il futuro? La profezia o le azioni del profeta? George Lucas, all'interno della trilogia prequel, si è ispirato molto a tali considerazioni, nonché alla figura di Paul con cui Anakin ha numerose similitudini. In Star Wars Episodio 3 La vendetta dei Sith, sono i sogni profetici della morte di Padme ad essere reali oppure le azioni di Anakin a causare la morte dell'amata? Secondo Muad'Dib, non essendoci risposte, non si può provare la verità. È possibile quindi che il profeta non veda il futuro, ma soltanto uno spiraglio che potrebbe infrangere con scelte o parole. Paul e Jessica, dopo un'estenuante attraversata nel deserto, sono stati finalmente trovati dai Fremen. Sebbene Liet Kynes, prima di cadere vittima degli Harkonnen, avesse mandato un pipistrello con le istruzioni di non uccidere il giovane duca, i nativi sembrano al contrario più interessati ad avere la sua acqua. Stilgar, in Abe della tribù, è ancora fedele agli ordini di Kynes ed è molto incuriosito da Paul. I due si erano visti in momenti migliori durante la riunione del consiglio Atreides nel palazzo ducale di Arrakin. Era arrivato con Duncan per reclamare l'acqua di un amico, quindi sputando sul tavolo di Leto, in simbolo di rispetto, aveva quasi provocato un incidente culturale. Stilgar è affascinato da Paul. Sebbene abbia vissuto per anni con abbondante disponibilità di acqua, non sembra gonfio e nemmeno rammollito. Inoltre, per riuscire a trovarli, ha attraversato il deserto, percorrendo il sentiero di Shai'ulud, dall'arabo Cosa Eterna, nome con cui i Fremen chiamano i vermi. Nonostante alcuni membri della tribù vogliano uccidere gli stranieri, Stilgar sta indagando sui segnali. Secondo lui, Paul potrebbe essere Lisan Hagaib, la voce dell'altro mondo, al che è disposto ad accoglierlo e addestrarlo alla via dei Fremen. Al contrario, Jessica è incinta, troppo grande per adattarsi alle regole del deserto, e una persona inadatta potrebbe distruggere l'intera tribù. L'intreccio non vi ricorda un po' Star Wars Episodio 1 La minaccia fantasma? Qui-Gon credeva che Anakin fosse il prescelto, lo separò da sua madre e, malgrado gli avvertimenti dell'Alto Consiglio, lo iniziò al cammino dei Jedi. Qui siamo nel deserto di Arrakis e non quello di Tatooine. Stilgar, nonostante la pressione della tribù, crede che Paul sia il messia, quindi vuole iniziarlo alla cultura dei Fremen e, per motivi di sopravvivenza, deve abbandonare la madre. Questa è la prima similitudine che George Lucas ha delineato tra Anakin e Paul, ma noi ne abbiamo già viste altre. Ad esempio, sono entrambi formidabili piloti. Paul ha volato indenne in una tempesta di Coriolis, mentre Anakin ha distrutto la nave comando della Federazione dei Mercanti. George Lucas non l'ha mai nascosto, anche perché sarebbe impossibile farlo, ma Star Wars nasce proprio dalla lettura di Dune. Il diario dei Wills, presente nella prima versione di sceneggiatura, altro non sono che i testi storiografici della principessa Irulan, attraverso cui conosciamo le gesta di Muad'Dib. Tatooine, pianeta desertico, abitato dai Tusken, è Arrakis. Non è un caso che si trovi nel settore Arcanis e insieme a Rylo Terun faccia parte del Triangolo della Spezia, ovvero una droga commerciata illegalmente dalle famiglie criminali. Potremmo continuare ad andare avanti, ma per oggi chiudiamo qui con le similitudini. Sebbene Stilgar voglia abbandonare Lady Jessica, la donna è contraria alla scelta e, forte dell'addestramento Bene Gesserit, lo disarma, vincendolo in combattimento.
Il Naib è entusiasta della rivelazione. Per i Fremen soltanto il più forte può guidare la tribù. Pertanto, disarmando Stilgar, Jessica si è dimostrata migliore di tutti quanti. I Fremen proteggeranno madre e figlio a patto che la donna li istruisca la magica arte del combattimento senza armi. Inoltre, scoprendo che Jessica è una strega Bene Gesserit, tutto intorno cala un teso silenzio. Secondo la profezia, disseminata dalla missionaria protettiva come valvola di sicurezza nel progetto di ingegneria religiosa creato dalla sorellanza, sarebbe giunta una Bene Gesserit e suo figlio avrebbe condotto il popolo in paradiso. La leggenda è ovviamente falsa, creata dall'ordine per controllare i pianeti non civilizzati, ma i Fremen ci credono, quindi accolgono madre e figlio nell'attesa di organizzare il rituale che confermi la profezia. Inoltre, per la prima volta, Paul conosce finalmente Chani, la figlia del dottore Liet Kynes, una giovane ragazza che aveva già visto centinaia di volte nei suoi sogni su Caladan. Questo è un elemento importante poiché sebbene la spezia abbia incrementato le abilità di Paul, in realtà fin da bambino vedeva il futuro nei suoi sogni. È quindi vero, il profeta vede l'avvenire, ma per farla innamorare di lui sarà il destino a realizzarsi oppure le azioni di Paul a plasmarlo? Herbert è molto elegante nel suggerirci questi spunti di riflessione. Attraverso Paul delinea un percorso nitido in continua evoluzione. Tuttavia con l'escamotage di un narratore onnisciente, la principessa Irulan, risalta gli errori e i dubbi ponderati a posteriori da Muad'Dib. Quando Paul vede Chani per la prima volta, pensa soltanto che sia bellissima ed è inebriato dal piacere di conoscerla. Al contrario, più tardi, tra una decina di anni, ripenserà a quel momento in modo diverso, ragionando sul dualismo profezia e profeta. Nonostante le proteste di alcuni Fremen, Stilgar accoglie Paul e Jessica nella tribù, marciando insieme verso la caverna del culmine. Io come sempre sono Emilio Valotti della casata Van Bounce e ringrazio Riccardo e Luca del canale Wannabe Buddha. Non aspettate di avere una visione e correte subito a conoscerli. Il Sich Tabar ci attende ed io vi aspetto al prossimo video.